Dal Vangelo di Marco. In quel tempo, subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino, presto, si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Sorelle e fratelli carissimi, l'Evangelista Marco ci sta raccontando la prima giornata della vita pubblica di Gesù, quella che gli studiosi chiamano la giornata tipo di Gesù. Domenica scorsa ci ha raccontato la mattinata all'interno della sinagoga, dove ha guarito un indemoniato che era posseduto da uno spirito immondo, dicendo al demonio: «Taci, esci da quest'uomo», ricordandoci che con il demonio non si scende a patti, ma va soltanto scacciato. Ed ora l'Evangelista prosegue dicendoci cosa Gesù fa dall'ora di pranzo fino al mattino dopo. Chi è stato a Cafarnao e ha avuto questa grazia potrà ricordare che proprio di fronte alla sinagoga di Cafarnao c'è la casa di Pietro e di Andrea. Quindi sostanzialmente Gesù con i primi quattro discepoli attraversa la strada ed entra in questa casa, che non è una casa qualunque, è la casa di Pietro. Essa rappresenta la Chiesa, essa rappresenta la comunità, e in essa Gesù, insieme con i suoi discepoli, trova la suocera di Pietro che è malata, è bloccata a letto perché ha una febbre. Prima però di essere la suocera di Pietro, questa persona è una donna, e nell'Antico Testamento la donna rappresentava Israele, nel Nuovo Testamento la donna rappresenta la Chiesa. Quindi la suocera di Pietro, nella casa che rappresenta la Chiesa materialmente detta, rappresenta anche la Chiesa come comunità, ed è di essa che le persone parlano a Gesù. Gesù quindi in questo contesto di casa si trova ad ascoltare le persone che dicono che la donna, la suocera di Pietro, ha bisogno di aiuto. Non è possibile che essa si metta al servizio, ha bisogno di essere servita, bloccata a letto dalla febbre. Gesù arriva nella stanza dove evidentemente non tutto era a posto, perché lei, che era la padrona di casa, era a letto con la febbre, e la guarda e senza parlare la guarisce. La prende per mano dopo essersi accostato e la fa rialzare, ed ella, la suocera di Pietro, si metteva a servirli. È bellissimo questo fatto, perché
L'Evangelista Marco utilizza il verbo all'imperfetto, che non indica un'azione puntuale, ma un'azione che continua. La suocera di Pietro, la donna, una volta guarita, si mette a servirli, non per un momento, ma per sempre. Inizia a servirli e lo fa per tutta la vita. In questo gesto, l'Evangelista Marco, che racconta questo episodio circa 35 anni dopo che esso è accaduto, vuole dirci quale deve essere lo stile dell'intera comunità cristiana, quale deve essere lo stile che qualifica la Chiesa di Cristo, quella di mettersi al servizio, quella di amare fino in fondo, senza fermarsi mai, senza lasciarsi bloccare da niente e da nessuno. Infatti, di per sé, l'episodio che ci racconta Marco è molto semplice, è un episodio quasi banale che noi probabilmente non avremmo raccontato. La guarigione da una febbre non è qualcosa che ci entusiasma come la guarigione da uno spirito immondo, come la guarigione dalla cecità, dalla sordità, dalla lebbra, come ascolteremo domenica prossima. La febbre è una cosa che specialmente nella stagione invernale sperimentiamo un pochino tutti, eppure se Marco ce lo racconta è proprio perché attraverso di essa ci vuole dare degli stimoli, ci vuole dare dei suggerimenti, ce li vuole dare con le parole, ma soprattutto con le azioni di questa donna. La Chiesa, oggi, come ieri, come sempre, non può bloccarsi a letto. La Chiesa non può pretendere di essere servita. La Chiesa, come la suocera di Pietro guarita, come questa donna guarita, deve mettersi a disposizione, deve mettersi al servizio, deve amare servendo. Questo è l'insegnamento per me e per voi. Non possiamo fare altro, non c'è null'altro da fare se non questo, essere disponibili ad amare servendo. Gesù, infatti, non è venuto per essere servito, ma per servire. E sempre Marco, al 9° capitolo del suo Vangelo, stigmatizza il comportamento dei suoi discepoli proprio mettendo in evidenza il loro modo di agire, che è sbagliato, che è diverso dal suo progetto. Infatti, entrati nella casa di Pietro, ci dice l'Evangelista Marco, Gesù chiede ai discepoli «Di che parlavate lungo la strada?» E i discepoli non rispondono, perché lungo la strada avevano parlato di chi fra di loro fosse il più grande. Gesù, una volta di più, ci vuole dire che chi vuole essere il più grande deve essere l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Quindi, nella guarigione della suocera di Pietro, di questa donna, c'è scritto il destino di ciascuno di noi. Gesù si avvicina a noi, ci prende per mano e ci solleva, come se noi fossimo la sua sposa, come se noi stessimo risorgendo a una vita nuova, e a noi chiede di essere disponibili al servizio sempre e comunque. E poi arriva la sera e Gesù esce fuori dalla casa di Pietro, perché di fronte a questa casa l'intera città, l'intera popolazione di Cafarnao era convenuta. Quando Gesù ha guarito la Chiesa al suo interno, vuole guarire la Chiesa nel suo rapporto con gli altri. Cosa deve fare la Chiesa una volta guarita nel suo interno, una volta capito che deve servire e non essere servita? Essere disponibile agli altri, a tutti gli altri che hanno bisogno e che vengono accompagnati da Gesù.
È bellissimo questo aspetto, come le persone, una volta entrato Gesù nella casa di Pietro, gli avevano parlato della suocera di Pietro, così le persone portano gli ammalati a Gesù. È bellissimo perché c'è sempre bisogno di qualcuno che si fa carico, di qualcuno che si prende cura delle altre persone per portarle da Gesù. Bisogna presentare a Gesù la nostra situazione, bisogna presentare a Gesù le nostre fragilità, bisogna accompagnare a Gesù chi di Lui ha bisogno perché Gesù possa intervenire e guarire tutti. Una volta che Gesù interviene, le cose cambiano. Tutti vengono accompagnati, eccetto i malati che soffrivano di impurità. I lebbrosi, come ascolteremo domenica prossima, non potevano essere accompagnati da Gesù perché erano immondi, erano impuri, nessuno li poteva toccare. La donna che soffriva di perdite di sangue non poteva essere accompagnata da Gesù perché altrimenti chi la accompagnava diventava immondo a sua volta. E la sirofenicia, la donna cananea che aveva una figlia malata, non poteva essere accompagnata perché in quanto pagana era anch'essa impura. Tutti gli altri ammalati sono accompagnati. Tutti i malati vengono portati a Gesù da altre persone. Noi dobbiamo farci carico delle persone che sono vicine a noi e Gesù, ricevendo queste persone, le guarisce. Lo storpio va via portando il lettuccio, il cieco va via vedendo, la figlia di Gairo comincia a mangiare. Cosa succede per la suocera di Pietro, che lei comincia a servire? Cosa succede per le altre persone, che ognuno torna alla sua vita normale, mettendosi a disposizione anche dei fratelli? Gesù passa molto tempo a guarire gli ammalati. Quella serata del sabato la passa nella disponibilità massima alle persone, che dopo il sabato in cui non potevano muoversi, subito, immediatamente erano andate da lui. Ma poi arriva la notte, tutti tornano alle loro case, tutti vanno a riposare, tutti vanno a dormire. Ma quando ancora era buio, Gesù esce nuovamente dalla casa di Pietro, va in un luogo segreto e là comincia a pregare Dio. Comincia a pregare il Padre suo. E mentre era in preghiera, viene raggiunto da Pietro e dagli altri discepoli che gli dicono: «Tutti ti cercano e tu sei andato via? Adesso è il tempo di battere il ferro finché è caldo. Adesso sei all'apice del successo. Tutti ti cercano per quello che hai fatto. Ora possiamo ottenere il massimo. Perché te ne sei andato?» E Gesù fa notare a Pietro che lui se n'è andato proprio perché era in preghiera. Nella preghiera Gesù capiva quale era lo stile da avere, qual era la strada da percorrere. Pietro, che non aveva pregato, era inquieto. Pietro voleva il successo immediato, non capiva il motivo che aveva portato Gesù lontano dalle persone. E Gesù conclude dicendo: «Andiamo altrove», perché la buona novella, la buona notizia dell'amore, la buona notizia del perdono possa raggiungere tutti, possa raggiungerli ovunque. Per me e per voi, cari fratelli e care sorelle, che siamo la Chiesa di oggi, questo Vangelo ci dice: imparate a servire, non vi lasciate bloccare dalla febbre dell'autoreferenzialità, dalla febbre dell'orgoglio, della superbia, dell'attaccamento al denaro, della febbre che vi fa asservire gli altri, ma mettetevi a servizio degli altri.
E una volta che siete guariti in comunità, uscite fuori dalla porta della chiesa e insegnate questo stile di vita anche a coloro che incontrerete. Permettete a tutti di avere una vita nuova, di capire che la vita riuscita è la vita donata, la vita in cui si ama, la vita in cui si serve. E comprendete anche, perché questo possa realizzarsi, c'è bisogno della preghiera, che non è un veloce segno di croce, come fanno ancora i giocatori prima di scendere in campo, o qualcuno prima di iniziare a mangiare, o qualcuno prima di iniziare a lavorare, ma che è un rapporto bello, profondo, intimo con Dio Padre, che come ha amato Gesù, ama anche noi, e come ha inviato Gesù perché amasse il mondo e lo servisse, invia anche noi perché nel nome di Gesù possiamo amare e servire il mondo intero.